È un round importante questo di Monza, il terzo della stagione, al termine del quale inizieranno a delinearsi in modo più chiaro le classifiche generali e i protagonisti pronti a battagliare per i titoli delle sette categorie. Nella 125 GP il favorito sarà di nuovo Riccardo Moretti, forte di due vittorie. Ma attenzione alla voglia di rivalsa dei due giovanissimi Lorenzo Dalla Porta ed Andrea Mantovani. Da seguire anche le gare di Simone Mazzola e di Cristiano Carpi, a ridosso del podio ad Imola. Grande equilibrio nella Moto3 che vede staccati di solo i 4 punti Matteo Ferrari, vincitore al Mugello, ed Andrea Locatelli, autore di una grande vittoria ad Imola. Tra i due proverà ad inserirsi Kevin Calia alla ricerca della prima vittoria, ma anche i giovani del Team Italia, Rinaldi e Pagliani. Ancora più avvincente la Supersport, che vede 6 piloti racchiusi in soli 9 punti. Comanda il russo Vladimir Leonov, dominatore sotto l'acqua di Imola, ma a contrastarlo ci sarà il campione in carica Ilario Dionisi, poi Alex Gramigni, Mirko Giansanti, Stefano Cruciani e Roberto Tamburini. Nella Moto2, dopo la storica vittoria ottenuta nel secondo round, la Bimota cercherà il bis con il danese Robin Arms. Avrà contro il campione Alessandro Andreozzi e Ferruccio Lamborghini, due volte secondo finora. Si prospetta un gran duello in Superbike, perché a pari punti ci sono Gianluca Nannelli ed il campione in carica Matteo Baiocco. Per loro una vittoria ed un secondo posto a testa, ma oltre al diretto rivale dovranno stare attenti alla voglia di rivalsa di Luca Conforti e Fabrizio Lai, che, da Lombardi, giocheranno in casa. Riccardo Russo, invece, andrà a caccia del Tris nella Stock 600. Finora il campano è stato assoluto protagonista della categoria dedicata ai giovani, vincendo in solitaria la prima tappa ed in grande rimonta sotto la pioggia la seconda. Dovrà vedersela con il suo compagno di squadra Luca Vitali e con un folto gruppo formato, tra gli altri, da Menchetti, Cassani, Monti, Morrentino, Morbidelli, Oppedisano e Mamola. Nella Stock 1000 il capo classifica lombardo Ivan Goi proverà ad allungare in campionato sfruttando il fattore campo, ma i suoi inseguitori Alessio Corradi, Alessio Velini e Simone Saltarelli cercheranno di rimanergli in scia, così come l'altro lombardo Fabrizio Perotti, ancora alla ricerca del primo risultato importante della stagione.